Eder. Mech. Pallister. In un'indagine che sembra uscita dalle pagine di un romanzo giallo, un'equipe di esperti ha recentemente intrapreso un'iniziativa scientifica nella città di Trieste, finalizzata a comprendere meglio le circostanze legate alla tragica scomparsa di Liliana Resinovic. Il 5 gennaio 2022, il suo corpo senza vita era stato scoperto in una zona remota del parco di San Giovanni, segnando l'inizio di un mistero che ha catturato l'attenzione dell'opinione pubblica e sollecitato la ricerca di risposte. Il marito della donna, Sebastiano Visintin, ha assunto consulenti specializzati per condurre un esperimento mirato a valutare l'effetto delle condizioni ambientali, in particolare la temperatura, sulla conservazione del corpo di Liliana. Per fare ciò, sono state posizionate delle sonde termiche in quella specifica area del parco, allo scopo di rilevare eventuali differenze di temperatura tra il luogo del ritrovamento e il centro città. L'obiettivo è di stabilire se il microclima locale abbia potuto in qualche modo influenzare il processo di decomposizione del corpo. L'operazione è stata supervisionata da figure di spicco nel campo forense e medico legale, tra cui il generale Luciano Garofano, ex comandante del RIS di Parma e illustre genetista forense, e il medico legale Raffaele Barisani. La presenza di questi professionisti evidenzia l'importanza e la serietà dell'indagine in corso. L'interesse per le condizioni ambientali del parco non è casuale. La zona, caratterizzata da una fitta vegetazione e situata in prossimità di un burrone, potrebbe aver creato un ambiente unico, con temperature potenzialmente diverse da quelle del centro città. Queste condizioni particolari potrebbero aver rallentato la decomposizione del corpo, offrendo agli investigatori dati cruciali per ricostruire gli ultimi momenti di vita di Liliana. La visita degli esperti non si è limitata al luogo del ritrovamento. Hanno anche esplorato l'appartamento di Liliana, cercando di cogliere gli aspetti più intimi e quotidiani della sua vita, nonché il possibile percorso che avrebbe potuto compiere dal suo domicilio fino al parco di San Giovanni. Sebastiano Visintin ha fatto presente che ciò potrebbe essere avvenuto anche tramite il bus 12 che parte da Piazzale Gioberti. Questo approccio olistico all'indagine mira a fornire una comprensione più completa degli eventi legati alla sua scomparsa. L'importanza di questi esperimenti risiede non solo nella possibilità di fare luce su un caso che ha toccato il cuore di molti, ma anche nel potenziale contributo alla scienza forense. La comprensione dell'impatto delle condizioni ambientali sulla conservazione dei corpi può essere cruciale in molteplici contesti investigativi, offrendo strumenti più efficaci per la risoluzione di crimini. Sebbene i risultati preliminari dell'esperimento suggeriscano una differenza di temperatura significativa tra il centro città e il sito del ritrovamento, è probabile che serviranno ulteriori analisi per trarre conclusioni definitive. La cautela e il riserbo sono essenziali in questa fase, ma l'aspettativa per risposte concrete è alta. In definitiva, l'iniziativa dei consulenti di Visintin può rappresentare un passo avanti nella ricerca della verità dietro la morte di Liliana Resinovic, ed evidenzia anche l'importanza dell'innovazione e dell'approccio scientifico nelle indagini forensi. Mentre il mistero continua a svolgersi, la speranza è che la scienza possa fornire le chiavi per sbloccare le risposte tanto necessarie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!